Ciao a tutti e bentrovati in questa nuova puntata di Pensiero Computazionale Apprendimento Creativo. Io sono Ionita e oggi esploriamo come realizzare delle piste per Ozobot utilizzando Excel, uno tra i tanti tool digitali possibili. Ma perché utilizzare Excel quando possiamo disegnare a mano libera sui fogli le piste? Ottima domanda! Se utilizziamo tool online, possiamo collaborare e creare insieme delle piste per Ozobot, anche se siamo a distanza. Oltre a questo potenziale didattico, Excel rende molto più leggibili e facilmente condivisibili le piste, permettendo piccole variazioni sul tema con poco sforzo. Non male come vantaggi. Quindi, utilizzare Excel non deve essere visto come un concorrente delle care vecchie piste analogiche, ma un alleato. Uno strumento in più per ottenere lo stesso risultato, ovvero il nostro piccolo Ozobot che gironzola nel mondo che abbiamo costruito per lui in 2D o in 3D. Per realizzarlo servono semplicemente un PC e una stampante. Una volta visti insieme i trucchi da seguire, sarà un gioco da ragazzi. Bene, in questa puntata scopriamo come disegnare una pista Ozobot con Excel, come scaricare e stampare la pista, come la pista può avere contenuti afferenti a tutte le discipline. Apriamo il nostro foglio di lavoro di Excel. L'obiettivo del primissimo passo che vogliamo fare è quello di addomesticare il nostro Excel in modo che le sue celle corrispondano a tanti piccoli quadrati di 5 mm di lato. Ecco come fare. Sfruttiamo il fatto che Excel già di default ci mostra le celle alte 5 mm. Andiamo con il cursore in questa porzione del foglio, in modo da selezionare tutte le celle e trasciniamo la larghezza della prima colonna rimpicciolendola fino a 5 mm. Ci serve infatti fare questa operazione preliminare perché sappiamo che Ozobot vede bene i tratti di colore o di nero solo se sono spessi almeno 5 mm. Abbiamo quasi finito di preparare il nostro foglio di lavoro. Andiamo ora nella sezione Visualizza e scegliamo la modalità Layout di pagina. Questo ci permette di vedere meglio lo spazio che Excel dedica a ogni pagina del foglio, così capiamo facilmente come rimanere nella stessa pagina mentre creiamo la nostra pista senza rischiare che la stampa spezzi il nostro capolavoro. Per comodità torniamo poi nella sezione Home che ci è più familiare. Perfetto, siamo ora pronti per creare tutte le piste che ci vengono in mente. Selezioniamo le celle e coloriamole con il nero per i tratti semplici. Utilizziamo invece i codici colore rosso, verde o blu per dare al nostro Ozobot le varie istruzioni particolari. Possiamo anche inserire delle immagini nella nostra pista, utilizzando la sezione Inserisci Immagini. Possiamo inserire anche dei tratti curvi semplici, anche se un po' più articolato, perché Excel non è lo strumento ottimale per disegnare piste curve. Andiamo sempre nella sezione Inserisci Forme, Arco a tutto sesto oppure Arco semplice. Basta poi modificare il colore della linea e il suo spessore e il gioco è fatto. E per stampare il nostro capolavoro? Semplice. Andiamo nelle opzioni del file e selezioniamo la stampa. Il programma gentilmente ci mostra l'anteprima. Se siamo stati bravi a rimanere in un'unica pagina del foglio, e lo siamo stati perché la visualizzazione del layout ci ha aiutato, la stampa conterrà solo una pagina. E se non ci serve stampare subito il capolavoro? In questo caso possiamo crearne il PDF utilizzando le opzioni di salvataggio del file impostando il formato PDF per poi utilizzarlo in un altro momento. Non vi preoccupate per i dettagli tecnici, nei riferimenti del video trovate anche degli utilissimi allegati con la procedura descritta sia per Windows che per Mac. E adesso tocca a voi! Provate a creare una pista per Ozobot utilizzando Excel, lanciatevi in percorsi e temi per il nostro piccolo robottino, seguendo la vostra fantasia senza paura di sbagliare. Possiamo inventare piste su tanti temi e materie differenti, sull'argomento che più ci appassiona. Basta liberare la fantasia. Per giocare con Ozobot creando piste per lui, oggi abbiamo scoperto come disegnare piste con Excel, come scaricare e stampare piste, come la pista può avere contenuti afferenti a tutte le discipline. Qualche risorsa in più. Se volete diventare super esperti di piste con le curve, vi consiglio un altro strumento fantastico per disegnare le piste, che gestisce molto meglio i tratti curvilinei.
Si tratta di Inkscape, un tool libero di grafica vettoriale molto completo. Trovate il link nella descrizione di questo video. Volendo, potete addirittura anche utilizzare il famigerato Word come ulteriore alternativa per disegnare le piste di Ozobot. Che la creatività abbia inizio. Ciao ciao!